digitale strategico per la crescita del Paese. Quali sono le priorità per Confindustria Digitale? Il digitale è strategico perché il ritardo che abbiamo accumulato negli ultimi 15 anni ci sono costati tanto in termini di crescita del prodotto interno lordo e in termini di occupazione. Noi investiamo meno degli altri paesi europei per un ammontare di 25 miliardi di euro all'anno. E oggi l'equazione investimenti in digitale, produttività, competitività e crescita è un'equazione ormai lineare. Le priorità sono molto chiare, pubblica amministrazione innanzitutto. In una fase di trasformazione di questo tipo la pubblica amministrazione deve diventare esempio. E il governo, devo dire, si è mosso con il programma di banda ultralarga, con il programma dei servizi digitali. Cominciamo a vedere delle nuove applicazioni, l'anagrafe unica per il cittadino, il fascicolo sanitario, l'identità digitale. Ovviamente l'accelerazione è quello che noi tutti auspichiamo, perché la pubblica amministrazione può dare un segnale di cambiamento a tutti i cittadini che interagiscono proprio con la pubblica amministrazione. L'altra grande priorità sono le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, i famosi distretti, le filiere, gli ecosistemi che ruotano intorno al modo di fare impresa oggi. Anche lì siamo molto indietro in tutte le classifiche, però è positivo il fatto che ci sia una consapevolezza diffusa ormai in tutto il Paese che bisogna fare presto, bisogna muoversi. E sulle piccole e medie imprese, proprio noi confindustriali, cioè le persone delle imprese, hanno deciso di guardarsi dentro, di rimettersi in discussione. Abbiamo lanciato un grande progetto, un progetto esecutivo che vuole proprio lavorare sulle piccole e medie imprese attraverso la formazione dei leader, dei consigli di amministrazione. Perché questa trasformazione è così profonda che non può che partire dall'alto, dai vertici, dai consigli di amministrazione appunto. Vogliamo lavorare sul territorio creando dei punti di innovazione dove le imprese possono andare ad accedere a servizi, servizi nuovi, e vogliamo soprattutto lavorare sulle piattaforme di filiera che portino il brand, che già è forte per il nostro paese e per tante delle nostre aree di industria, a dargli quella dimensione internazionale che il digitale oggi può assicurare alle imprese, alle filiere e in ultima analisi all'intero Paese. Il Parlamento come può aiutare ulteriormente questo sviluppo? Con delle politiche di sostegno che siano più mirate proprio ai fattori del digitale e quindi i voucher perché dei giovani vadano presso le piccole e medie imprese ad aiutare gli imprenditori a cambiare attraverso una defiscalizzazione degli investimenti in digitale, attraverso quei provvedimenti anche di carattere normativo e legislativo che abbiano in sé tutti gli elementi che l'economia digitale comporta. Questa è una trasformazione profonda che riguarda proprio il modo con cui noi concepiamo l'economia e quindi anche il Paese. Vogliamo vedere proprio l'intera classe dirigente del Paese, e noi imprenditori ci mettiamo in prima fila da questo punto di vista e quindi anche la politica, schierata con la sua leadership o la sua forza per affrontare questo progetto come un progetto fondamentale per il cambiamento e la competitività del nostro Paese. A suo giudizio, per diffondere i pagamenti digitali è necessario introdurre obblighi e relative sanzioni, oppure è sufficiente la cosiddetta spinta gentile? La spinta gentile va approvata certamente, però io credo che il cosiddetto switch off, l'obbligo a utilizzare certi meccanismi digitali, è l'unica maniera. Io faccio riferimento sempre come esempio concreto alla fatturazione elettronica. Si è parlato per anni della fatturazione elettronica, è diventata un fatto reale nel momento in cui si è fissata una data oltre la quale o si lavorava in digitale oppure le fatture non venivano pagate. Questo ha forzato le imprese e anche le amministrazioni ad attrezzarsi. Ecco, credo che nel digitale del sistema dei pagamenti, di cui tra l'altro oggi noi stiamo trattando in maniera molto approfondita, sia uno di quegli elementi. Può spingere la gente a capire anche il vantaggio del digitale. Lavori meglio, evadi anche meno e quindi l'economia nel suo complesso può beneficiarne, ovviamente per chi oggi maldestramente evade, ma soprattutto crea la cultura dell'utilizzo del digitale nelle transazioni di tutti quanti i giorni, nel nostro modo di vivere quotidiano. Quindi sono convinto che una gentile forzatura sia la maniera più diretta per affrontare questa trasformazione, che non è semplice indubbiamente.